Carissimi amici della Pagotomia, buona domenica e oggi facciamo una rasatura un po' così con prodotti che alcuni li ho già utilizzati, altri no, e riprendendo il discorso dei rasoi di acciaio di alta qualità, oggi utilizziamo uno di quelli non che ho fatto vedere l'altra volta, ma che rientra comunque in quella categoria di rasoi di grande eccellenza. Fanno parte, diciamo, possono far parte del bagaglio del collezionista e del tonsore che cerca, diciamo, una grandissima qualità di rasatura e di materiale di costruzione. Allora, come crema da barba, questo non l'abbiamo ancora utilizzato insieme, ma ha qualche tempo, cioè ce l'ho da qualche tempo, la Platinum, così vedete anche il telefonino con cui faccio il video. Platinum Collection, eccola qua, vedete come la Tailor of, anzi, mattina presto, Tailor of Bond Street, quindi inglese, aromatica pura, nella questa edizione speciale Platinum, quindi che è trasparente, insomma, per dire, riflettente. Mai utilizzata, eh? È un profumo, in realtà l'ho utilizzata perché vedo un solco, quindi l'ho. Un profumo particolare, elegante ma abbastanza neutro, cioè non ha. Guarda che c'è la scritta, Taylor of Bond Street. Un po' diversa dalle altre come confezione. Gli ingredienti sono. Molto, sono gli stessi, sono acqua, acido stearico, il diossido di potassio, sì, comunque sono più o meno gli stessi, il profumo, cioè, fragranza, e la fragranza non riesco a capire cosa sia, quindi c'è erbal. Allora, uno dei rasoi, dicevamo, di quelli importanti, di quelli d'acciaio inossidabile 316L, ma non quello che vi ho fatto vedere l'altra volta, bensì il Rocknell Elite nella versione 2018, che è molto simile a quello del 2017 come concezione, diversa da quello del 2019. Vi faccio vedere la differenza. Rocknell ha voluto cambiare un po' le carte in tavola. Se trovo dove ho messo quello giusto. E dov'è? Sto facendo una gaffe dopo l'altra, eccola qua. Allora, questo è il modello 2019 Elite. Tra l'altro, in due versioni, qua una sola. Questo è il numero 6. Questo invece è il numero 31. Vedete la differenza? Più massiccio, il modello vecchio. Che riprende i modelli, diciamo, precedenti anche, e più bombato, più pesante. Questo è più piccolino, anche se sono due rasoi comunque di pari eccellenza. Ma io sinceramente amo di più il 2018, non so come mai, forse perché rispecchia di più lo spirito Rocknell, cioè rasoi comunque abbastanza pesanti, insomma. E armiamolo con, diciamo, questi rasoi servono per gestire lame difficili, e allora quale lama più difficile c'è che una Feather? In questo caso Feather Black.
Proviamo con la Fire Black, mi scuserete per le gaffe, ma stamattina sono un po' assonnato. E ecco qua. Fire Black, quindi praticamente, d'altronde dopo una settimana di impegni, un po' di riposo, no? La fatica si fa sentire. Fire che è una lametta che io non è che adori particolarmente. Però è chiaramente uno dei più efficaci sul mercato insieme alla Kai, che invece io adoro particolarmente. Quindi. Però i rasoi, cioè la Fedra si può essere considerata come una lametta, un test. I rasoi che supportano e rendono la Fedra, diciamo, gestibile sono rasoi che meritano una marcia in più, un voto in più. Allora. Come pennello, messo a bagno ormai stradato, ecco qua, il nostro amico della Pagonomia e Maiale, di Essence Cosmetics, che io ho pensato quando questo gadget nostro, che secondo, prima era sintetico, di farlo adatto a un montaggio in viso. Adesso, dopo un rodaggio, diversi giorni di utilizzo, diversi ammolli, sta diventando morbido, tra virgolette, con maiale, ma comunque sta tirando fuori le potenzialità che all'inizio non si vedevano. Allora, bando alle ciance, acqua calda, e andiamo a vedere come funziona questo Rocker E18, che adesso ovviamente fuori produzione, se ne trovano su internet, se ne trovano sulle aste. Chiaramente sono un rasoio molto caro, proprio perché se non fa produzione l'asta aumenta. Addirittura arrivano 400-500 euro questi qua, in alcuni casi. Allora, bene, facciamo un'operazione molto semplice, ci andiamo a prelevare da questa Platinum Collection. Andiamo a prelevare un molto morbida, uno strato. Tenuta in frigo fino adesso, sapete, morbida, che mi dispiaceva tenerla fuori frigo per l'estate che passava, e andiamo a incorporarla nel pennello. Vediamo se funziona. Gliela facciamo un po' digerire. Un po' d'acqua e vediamo. Penso di espanderla sul viso, stenderla. E poi carichiamo l'acqua, ovviamente, un po'. A quel punto un montaggio a parte. Senza particolari problemi. Ma delicata. Fragranza floreale, elegante, un po' tipica degli inglesi, insomma. Erbacea, io la trovo floreale, però il mio naso tradisce. Allora. Il nostro Rock in Elite alla prova della Federa.
Ma taglio netto, la barba di 3 giorni, il gap è molto basso, però con la feder viene compensato ovviamente, e la lama addomesticata. Per poi alla fine non dimentichiamoci mai che i rasoi sono importanti, ma a tagliare la barba e la lama. Finora molto molto dolce. Io addirittura lo preferisco alla versione, cioè noi, ma lì stiamo parlando di rasoi di eccellente livello, cioè stiamo parlando di rasoi, cioè, è la mia personalissima. Anche perché ho fatto veramente carte false per averlo questo qua, a cui sapeva un collezionista di Dubai, immaginatevi. Il quale della base non aveva indicato il prezzo sul pacchetto, e quindi la dogana mi ha fatto delle storie incredibili. Tra l'altro, hanno di pagare una marea di tasse perché questo non aveva indicato il prezzo d'acquisto. Lo vado su eBay, non l'ho detto, non c'è col viso. E io so che il nostro Rocco Contini sta vendendo il suo. Se qualcuno volesse uno, Rocco vende il suo, attenzione. Ma perché Rocco lo vende? Io non lo venderei mai. E magari lui l'ha usato tante volte, quindi. Però questo è un rasoio per la vita, eh. Io personalmente non lo venderei. Anche perché, ripeto, ormai i prezzi stanno schizzando. Specie per quelli fra. Già costano cari quelli in produzione della Rockman, che sono. Ma quelli fuori produzione costano ancora di più. Ed è oggettivamente una follia quando vedi 500-400 euro, cioè. Eppure ci si deve poco. Comunque, la collezione, come ho sempre detto, è una questione soggettiva. Cioè, un amico ha appena acquistato il Sailor, un amico che saluto, e ha speso tutto quasi 600 euro. Ragazzi, però, ognuno. Se uno piacciono i rasoi. E può permetterselo. Io dico sempre, si vive una volta sola e ci si fa la barba tutti i giorni. Comunque, fate le battute. Sono comunque pezzi importanti. Anche se, come dico sempre, questo lo ribadisco, per ottenere una rasatura eccezionale basta un Elvin Jagger, cioè non ci vuole, però. La differenza a livello di materiali, di maneggevolezza. Lui sta addomesticandomi una feder in maniera impeccabile.
Allora. Anche l'obliquo è fatto. E non c'è più niente praticamente. Per noi un conto che non lo facciamo. Sciacquo il viso. Guardate questa crema che è veramente eccezionale come meccanica. Ma ieri fa piacere sentire il viso, niente da fare. Anche se questo ormai si è adattato, quindi non punge, non grattano. Contropiede, oggi ci sono partite, anche ieri c'erano, generalmente Milan ha vinto. Contropelo, mattina presto è brutta. Leggero. Questo per rifinire e aumentare la profondità della radatura. E perché c'è questo video? Perché se no io fossi in una radatura quotidiana non farei il contropelo. Quindi andiamo a rifinire. Siamo proprio. È rimasto qualcosina qua. Parliamo di tracce. Ecco fatto. BBS. Allora, mi sciacquo con l'acqua fresca. Tampono il viso e anche questa volta il mio Rocknell Elite non mi ha tradito. Ha domato la Feder donandomi una rasatura perfetta senza alcuna irritazione o taglia. Allora, ricapitoliamo. Grande merito va data alla crema, dato alla crema. Questa Platinum Collection può risultare un po' anonimo, come non è invadente, non è strong come densità, come intensità di profumo, ma
volevo dire questo, come densità di montaggio, regolato sul montaggio in viso, quindi con l'acqua che si viene regolata mano a mano sul pennello, effettivamente, così vedete ancora la mia piccola struttura, che è questo piccolo ragno, che è attaccato al vetro, la tiene dai miei fondi, vedete, com'è facilissimo. Cioè. E praticamente si siede male, purtroppo, essendo così riflettente. Ha una meccanica che è eccezionale, monta benissimo, facilissima e protegge molto bene. Quindi non so se sia meglio o peggio delle altre adesso, ma credo che sia su livelli delle altre, insomma, con questa caratteristica di essere particolare, Platinum Collection, Herbal Aromatics pura, questa è la più pura. Accoppiata Rocknell Elite 2018 Feather Black. In questo caso il Rocknell, rasoio turco, ricordo, che ghiacciaio 316L, come potete vedere forse se si legge qualcosa ancora qua, ma è tutto appannato. Lo pulisco un attimo, lo smonto e ecco la Feder che ha fatto suo mestiere, che va nel cimitero delle lamette. Il Rocknell Elite, risciacquiamo un attimo, ha questo gap molto molto stretto, molto, mi pare, alcuni dicono addirittura 0,38, io non credo, che addomestica la Feder e senza però disinnescarla. Quindi noi abbiamo questa lama che è una lama dura e tagliente, quindi una lama difficilissima da gestire su altri rasoi, che su questo genere di rasoio invece viaggia come un treno e secondo me dal meglio, senza che noi ci stressiamo più che tanto l'anima per, ecco, vedete il pettine 316L c'è scritto, non so se si nota, se si vede. Rocknell, eccolo qua. Turchia, un rasoio turco di grandissima fattura. Anche se in questa versione qua mantiene ancora la sua imponenza, la sua. Ecco il logo, Rocknell. Tra l'altro questi erano ancora venduti in scatole importanti, adesso li fanno in scatolini piccoli che io non condivido perché un rasoio io ho acquistato nel 2019, cioè voglio dire, pagando quello che l'ho pagato, basta andare a vedere quanto costa e mi arriva una scatolina di cartone piccolina, va bene, cioè non è che. Però insomma questo qua invece arrivava in scatola più importante. E il pennello è adesso sì, adesso devo dire che tiro uno spiro di sollievo perché mentre all'inizio aveva qualche limite dovuto al mancato rodaggio, che in questo caso è stato importante, qualche pelo l'ha perso, soprattutto laterale, però è molto folto e eccolo qua, amici della Pomonotomia, il nostro gadget. E in viso monta veramente bene e senza perdere, come dire, di elasticità. Maiale, a chi piace, maiale sbiancato, adesso è stato un rodaggio lungo, eh. Io devo dire che l'ho usato almeno una trentina di volte e l'ho tenuto a bagno tantissimo, tantissimo. Quindi più notti, più notti, più notti, più montaggi a vuoto, chiaramente è un ciuffo non, diciamo, immediatamente domesticabile, però adesso abbiamo il ritorno del risultato. Avete anche visto voi come monta bene, non perde più un pelo, insomma. Sono contento. Rimaniamo sull'Inghilterra, visto che Taylor of Bond Street è inglese e io userei il tradizionale Arlington di Dr. Harris, anche qua floreale.
qua siamo su una... Guarda che polvere che c'era. Cioè, forse io non... Ho comprato troppa roba che adesso va lì e devo riutilizzarlo 3 volte. Se volete i miei video vi dovrò annoiare, cioè nel senso che non posso comprare sempre cose nuove, perché non so più dove metterle. Questa era piena di polvere lì sopra. Arlington. Poi spiace perché sono buoni, eh. Qua siamo su questi sapori, odori, tipicamente, il tappo volato, tipicamente inglesi. Secchi e floreali. E io direi questo, no? Secco e floreale. Non per tutti, deve piacere, eh. A me piace molto, infatti io ne ho di inglesi, anche di altre marche, di altre varianti. Arlington, Aftershave, a classic English fragrance, è terribile, fragrance from gentlemen, Dr. Harris, St. James Street, Londra. Bene, io vi saluto, rimandiamo tanti discorsi delle altre volte. Oggi mi scuso per la mia scarsa precisione, magari mi sono confuso un po' di volte nell'illustrare la rasatura, ma veramente settimana impegnativa e poco sonno, quindi me lo perdonerete. Buona giornata a tutti, buona domenica e buona barba a tutti.